We used different light sources with diagnostic photography, so raking light, ultraviolet light, infrared light in various formats to be able to map the repaints on the painting as well as to understand the original technique of Artemisia and the condition of the painting. So through that, we discovered that there was a recent shellac varnish placed on the edges of the painting. We are able to identify the blue pigment as lapis lazuli, and we're able to map the repaints of Il Volterrano. The digital microscope is used to check under high magnification from 15 to 30 times magnification the condition of the painted surface, the different brush strokes that were used by both Artemisia and Il Volterrano, and to also check the results of the cleaning tests. I started the cleaning on the reverse of the painting, removing the paper and canvas backing that was glued to the back of the stretcher. And when I did that, I realized that the painting had definitely been moved from the ceiling because there were tacks that were used to attach this paper to the back, because at a certain point it had been removed and the paper had been opened, and there was actually a patch on the back of the original canvas. That was patched sometime during the 1960s, and I believe I know this because of a label that we found on the reverse of the paper that comes from a calendar that is from 1963. After the paper was carefully cleaned, I then cleaned the back of the original canvas. And then I started doing cleaning tests on the front of the painting to remove the smoke deposits and dust that had accumulated all over the painting, and also to thin the varnish layers, remove the varnish, which is shellac, which is along the edges of the painting, and thin the varnish over the blue sky, which is a beautiful lapis lazuli blue. Sono state realizzate analisi ottiche non invasive e non a contatto, sia per studiare i materiali che compongono l'opera, sia per tenere traccia della morfologia che verosimilmente cambia durante il restauro. In particolare è stata effettuata un'analisi multispettrale sia nel visibile che nell'infrarosso, e dalle immagini nell'infrarosso è emerso il disegno preparatorio. In particolare sono state cambiate per esempio la posizione degli occhi e il corpo della figura femminile è stato ricoperto con un velo in epoche successive. L'analisi morfologica ci consente di tenere traccia di tutte le variazioni che durante il restauro vengono apportate soprattutto al supporto ligneo e anche alla tela, che verrà tensionata in modo magari differente. Infine, l'analisi mediante tomografia ottica coerente ha consentito lo studio degli spessori delle vernici che verranno rimosse in fase di restauro e l'analisi stratigrafica in alcuni punti del dipinto. Le tecniche che sono state impiegate sono la spettroscopia di riflettanza, la spettroscopia infrarossa in modalità riflessione totale e la fluorescenza raggi X. Queste tre tecniche combinate tra loro hanno permesso di caratterizzare
in modo pressoché totale la tavolozza pittorica, evidenziando la presenza di blu oltremare, lapislazzuli nelle campiture blu, la presenza ubiquitarea di bianco di piombo, BH, e l'impiego di ossidi e idrossidi a base di ferro, quindi un vario range di terre a base di ferro, unite alla presenza di, per quanto riguarda i gialli e i bruni della bussola, di pigmenti gialli a base di piombo, stagno e antimonio. Sulla base delle indagini non invasive si è deciso di procedere all'analisi stratigrafica di alcuni microcampioni prelevati selettivamente da delle campiture di particolare interesse. I microcampioni erano di dimensioni veramente minime, inferiori al millimetro, e questi sono stati inglobati in una resina, lucidati, osservati al microscopio ottico e analizzati con la tecnica FTR. Lo strumento che abbiamo in laboratorio è abbinato a un microscopio e consente di fare dell'imaging chimico attraverso un rivelatore a matrice. L'imaging chimico consiste nella costruzione di una mappa della distribuzione dei composti presenti nel campione, e questo con una elevata risoluzione spaziale e un'alta sensibilità. In questo modo abbiamo potuto ricostruire la stratigrafia dei campioni prelevati, andando a evidenziare la tecnica esecutiva attraverso la caratterizzazione della preparazione, degli strati pittorici e la distribuzione del legante. We decided to remove the brown overpaint on the belly and the elbows and the knee of the figure because after diagnostic testing we determined that this brown retouching was put on after Il Volterrano covered the nude figure with his censoring veils. So I developed a special gel that would carefully remove the brown overpaint without any damage occurring to the original. Il problema di questo dipinto era il cretto, che era molto pronunciato e impediva una lettura corretta dell'opera. Si vedono le strisce di tela poliestere applicate sul perimetro che sono servite nella fase di lavorazione per tensionare sull'interinale e serviranno poi per ancorare in maniera definitiva il dipinto sul telaio nuovo. A questo punto, con il quadro in tensione, abbiamo nebulizzato il Funori sul vetro e aspettato l'evaporazione. Già a questa operazione abbiamo visto un miglioramento, un rilassamento della tela e un abbassamento della curva del cretto. Dopo il Funori abbiamo affrontato il tema della riadesione degli strati pittorici. Per far questo abbiamo utilizzato una resina acrilica estesa al pennello dal retro e riattivata con calore sottovuoto. Per far questo abbiamo creato un sacco a contrasto semirigido e conferito calore attraverso IMAT, che è un macchinario che trasferisce il calore in maniera controllata all'opera. Abbiamo così conferito 55 gradi al retro della superficie del dipinto, riattivando così la resina e facendo riaderire gli strati preparatori al tessuto originale. Per trasferire il tensionamento attuale che il dipinto ha su questo telaio interinale al telaio definitivo, abbiamo pensato di applicare delle seconde fasce di tela molto leggera, questa seta artificiale tipo, che abbiamo applicato sul perimetro interno. Posizioneremo il dipinto su un piano protetto a faccia in giù. Appoggeremo il telaio all'interno di queste fasce e queste fasce verranno poi bloccate sul telaio e a questo punto saremo pronti a tagliare le strisce in poliestere grigie e bloccare in maniera definitiva l'opera sul telaio. A
concept of this restoration, which was, we knew from the outset, going to be leaving the veils on, is also a tribute to Artemisia's courage in painting a totally nude figure and the reaction that happened later on with the figure being covered. So we have left the veils on, both for conservation reasons, because to separate the two layers with the current state of our technology could pose a risk to the original paint, which we would certainly not want to risk. And secondly, the veils were done by a historical artist, important artist. We want to leave them as part of the history of the painting and show that this is a censored work.